Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Gettoni X Vapo. Stasera sì, siamo in relax. Sì, nuova postazione, vedrete solo questa nei prossimi video e basta. Quindi saremo sempre belli rilassati, belli tranquilli. Stasera vi facciamo il TNT Vape Booms VCT Vanilla Cream Tobacco. TNT Vape ha voluto ricreare una sua versione del famosissimo e conclamato VCT. VCT. Ovviamente c'è la parte tabaccosa classica di Booms, di TNT Vape, accompagnata da questa vaniglia, crema di vaniglia. Il packaging è semplice, eh? Short 20 ml da aggiungere appunto le dosi come lo volete fare. Io non l'ho fatto da flavor, ma l'ho fatto da guancia, quindi ottenendo un 50-50 da poter mettere in un altro da guancia. E ho voluto scegliere appunto lo Zenith Pro in modo da poterlo provare sulle testine per avere un uso a portata di tutti, diciamo. Perfetto, vai. Prova olfattiva. Ah sì, ma è più... non è custard, è proprio vaniglia. Crema di vaniglia. Dammelo me che faccio anche io la prova olfattiva. Quindi vi ricordo, Zenith Pro, coil da 0,8, foro dell'aria, un foro solo, quindi proprio guancia puro. All'olfatto percepite solo la nota di crema di vaniglia. Facciamo provare la giccona. Ah, vi ricordo, stasera siamo da soli perché il visello ci ha paccato. Sì. Bastardo. Bello Zenith Pro. Buono anche il liquido. Liquido, devo dire che mi piace tanto. È una vaniglia un po' particolare, non è una vaniglia classica. C'è una vaniglia mistura di qualcos'altro. In sottofondo, la prima aspirazione sentite la classica nota del Booms. Forse Giacone no. non si ricorda la classica nota del Booms. No. E poi vi arriva il dolce della vaniglia. Ma è una vaniglia particolare però. Si sentono, si distinguono tutte e due. Ovviamente non assomiglia al VCT di Rip Vape, però è una versione molto 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 piacevole e molto molto buona secondo i miei gusti. A me il Booms, classico Booms, mi è sempre piaciuto, il VCT mi è sempre piaciuto e questa loro versione devo dire che mi piace veramente veramente tanto, gli do un bel 9 e devo dire che sullo Zenith Pro con la coil da 0,8 esce veramente veramente bene. Lo sto usando a 16 watt come me, 1,6 0,8 la coil. Io ci ho già fatto mezza boccetta dopo 30 ml la coil, ho dovuto buttarla. Sì? Sì. Sporca comunque un pochino. Io credo che sia di più la parte di vaniglia, la parte zuccherina che va a sporcare la coil piuttosto che la parte di Booms. Però comunque, 30 ml con la resistenza ci stanno, dai. 9,5. Mi piace di brutto. Devo dire che è un liquido che sicuramente comprerò. Sto cercando dei liquidi nuovi, a parte i K Flavor che avete già visto nel video precedente. Li sto cercando di nuovi da mettere comunque nello Slide o nello Zeni. Questo sicuramente è da prendere. Io buttatevi una resistenza in più, però. Io ve lo consiglio sia da mettere su appunto un atomo a testine che su rigenerato. 9,5, bravissimi, bello, mi piace. Complimenti a TNT perché è veramente, veramente buono. Buonissimo, quindi signori, Booms VCT, TNT Vape. TNT Vape, Booms VCT. Provatelo, dici qualcosa. Se vi piacciono tabaccosi vanigliati, provatelo, sì, perché è veramente, veramente, veramente buono. Io credo che anche se non piace il tabaccosi, perché il tabacco non è che si senta poi così tanto, Io non lo sento tanto. Non sei abituato alla nota del Booms. Io sono molto abituato alla nota del Booms perché mi piace sia il normale che il reserve e devo dire che mi piace. Me è bomba, 9,5 sicuramente lo acquisterò. Mi piace, bravo. Grandi TNT.
Mi raccomando, come al solito, seguiteci sui social. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. A sbappata non c'è più perché siamo troppo lontani.